Ciao a tutti diavoletti, in questa bacinella, che carini, ci sono due cuccioli che abbiamo trovato 2 giorni fa in questo scatolo, vicino alla spazzatura, che carini, erano tutti sporchi ed erano affamati e noi li abbiamo fatti mangiare e li abbiamo lavati, che carini, li volete vedere questi cucciolotti? Adesso li sto accarezzando. Ma perché stanno piangendo? Avranno fame? Hanno appena mangiato. Forse hanno sete? Hanno appena bevuto. E perché stanno piangendo? Non lo so. Questa cosa è troppo strana. Perché questi cuccioli stanno piangendo? E senti, piangono ancora più forte. Che carini! Ma se hanno appena mangiato e hanno appena bevuto, perché stanno piangendo questi cuccioli? Cosa? Dici? Senti anche tu questo verso? Di un animale strano? Un altro animale qui dentro? Sì, senti un animale! Dentro la spazzatura! Voi lo sentite, diavoletti? Che ansia! Che animale ci sarà qui dentro? Andiamo via, Vinci. Non voglio altri problemi. Quindi cosa hai intenzione di fare? Portiamo questi cuccioli dal veterinario e vediamo perché stanno piangendo. Non capisco il motivo. Ok, diavoletti, stiamo andando dal veterinario per sapere perché questi cagnolini stanno continuando a piangere. È sempre più forte, non smettono. Anto, il verso è sempre più forte. Dai, Vinci, andiamo a casa. No, io resto qui e dovresti restare anche tu per vedere cosa si nasconde qui sotto. Hai ragione. Mi sono messo i guanti, così cerco di liberare quell'animale. Lo sentite? Che carino. Ok, cerchiamo di togliere la spazzatura. Quante formiche ci sono. Che ansia. Ok, togliamo questo. Ok, piano piano. Lo sento sempre più forte. Sì, lo sento anch'io ancora più forte. Ok. Oh, ma è un gattino nero selvatico. Che carino. No, è scappato via. Appena ci ha visti, quel gattino nero è fuggito via. Ma perché ha avuto paura di noi? Noi ce ne prendevamo cura. I cuccioli stanno ancora piangendo e noi non sappiamo il motivo. Vinci, mi è venuta un'idea. E se stessero piangendo? Perché hanno qualche ferita? Se si sono fatti male? Controlliamo. Magari ce ne hanno una, perciò stanno piangendo. Perché gli fa male? Controlliamo. Sotto la zampa non ha nulla, neanche sotto quella zampa. Vinci, Vinci, Vinci! Oh mio Dio! Ma cosa c'ha qui? Questo coso non è normale! Oh, che ansia! Cos'è? Questo coso cos'è? Oh, è una zecca! Sì! Gli sta succhiando tutto il sangue, guarda! È proprio una zecca! Oh, che carina! Oh, sta soffrendo! Dobbiamo rimuovere questa zecca! E anche l'altro cagnolino secondo me ce l'ha, perché sta continuando a piangere. Oh, eh sì, Vinci, come facciamo a rimuovere questa zecca da sotto al collo? Questo è un grande problema. Mi è venuta un'idea. Quale? Una pinzetta, ce l'hai? Sì, fammi controllare. Ecco la pinzetta, Anto. Dammela. Cerco di rimuovere questa zecca. Dentro il cucciolo! Vinci! Ce l'ho fatta! Blah. Che carino! Non ha niente più adesso! Oh, adesso non sta più piangendo! Mua, mua, mua. Ma l'altra cagnolina? Sì che sta piangendo! Andiamo a rimuovere la sua! La zecca sta qui! Cerchiamo di rimuoverla! Fai attenzione! Guardate come piange, diavoletti, che carina! Oh,
Finalmente ci sono riuscito! Ho rimosso anche questa zecca! Sì, missione completa! Buttiamola via! Ci siamo accorti che c'ha anche una zecca nelle orecchie! Cerchiamo di rimuoverla! Non riesco a toglierla! Ci sono riuscito! Meno male! Adesso non ha niente più nell'orecchio. Finalmente. Ok, Vinci, sicuramente queste zecche le hanno avute perché sono stati abbandonati vicino alla spazzatura. E sai che vicino alla spazzatura ci sono tanti insetti? Che carini però. Meno male che abbiamo rimosso tutte le zecche con questa pinzetta. Stavano piangendo per questo. Da come avete notato, questo è quello più grande. E questo è quello più piccolo. Mini mini. Minion minion. E volete vedere? Danno anche i baci. Guardate. Danno i bacini. Vediamo se lei me lo dà. Dammi un bacio, ti ho salvato dalle zecche. Sono troppo dolci. Li abbiamo salvati oggi. Potevano morire con quelle zecche. E se non ce ne fossimo mai accorti? Cosa sarebbe successo? Sarebbero morti. Ok, diavoletti, noi ci vediamo domani e vi salutiamo. Ciao, ciao. Vi deve salutare anche lui. Ok, saluta, saluta. Ciao. A domani. Che carini, vero? Non sappiamo ancora se li terremo. Secondo voi dovremmo? Che carini, vero? Sta starnutendo. Ciao, ciao. Ciao. Vinci, senti anche tu questo verso dentro questo bidone. Oh mio Dio. Il gattino è qui dentro. No, 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 no. Io non ci infilo le mani nella spazzatura per prenderlo. Dai, Anto, è un piccolo gattino. Diavoletti, lo sentite? Sta proprio nella spazzatura. Ma dentro la spazzatura ci sono tanti insetti. Vabbè, adesso infilo la mano dentro e prendo il gattino. Aspetta però, mi conviene prima togliere queste buste. E uno. Il verso è ancora più forte, lo senti? Che carino. Sta proprio sotto sotto. Ok, togliamo anche questa busta. Lo senti? È ancora più forte. Oh, che carino. Ci siamo vicini. Togliamo anche questa busta. Ok. Altre buste da togliere. Sta ancora più sotto. Vinci, vinci, vinci. Ho paura di mettere le mani lì sotto. Ci sono troppi insetti. Dai, Anthony, hai tolte già tre. Ok, togliamo questa busta. Diavoletti, il gattino è qui, che carino! Si sta muovendo! Micio, sei troppo carino! Questo gattino è troppo bello!